domanda di Andrea è molto importante, cioè, io sono convinto che fino adesso ci si è comportati in una maniera così superficiale nei confronti dell'ambiente, no? Che non poteva non dare i risultati negativi che ha dato. Abbiamo bevuto tutte le frottole che ci hanno raccontato, perché non c'era una preparazione nel merito. Adesso sull'esito della COP25 a Madrid tutti dicono è un fallimento, è un fallimento, ma tutti hanno detto che è stato un grande successo la COP21 a Parigi nel 2015, dove si è concordato di mantenere l'aumento della temperatura terrestre entro questo secolo 1,5 gradi, massimo 2 gradi. Ora, bastava fare un piccolo ragionamento. Nel secolo scorso, nel Novecento, la temperatura della Terra è aumentata di 0,8 gradi e ha messo in moto i cambiamenti climatici che ha messo in moto di cui cominciamo a sperimentare le conseguenze, no? Ecco, 1,5, non bisogna essere laureati in matematica per capire che è il doppio di 0,8. Come si poteva pensare che 1,5 fosse una misura risolutiva rispetto al passato? Il fatto è che se noi mandiamo in atmosfera più anidride carbonica, più gas climalteranti di quelli che la biosfera è in grado di assorbire, siamo già oltre. Cioè, per 800.000 anni, per 8.000 secoli, Gesù Cristo è nato 20 secoli fa, la quantità di anidride carbonica in atmosfera è stata di 270 parti per milione. 270 parti per milione. Nel secolo scorso è passata a 380 parti per milione. Adesso siamo a 415 parti per milione. In questa situazione, se vogliamo rientrare nei limiti della sostenibilità ambientale, vanno diminuite le emissioni di CO2. Forse l'obiettivo di ridurre l'aumento della temperatura terrestre, non di contenere l'aumento, perché anche se io contengo l'aumento e sono già fuori, vuol dire che va ancora più fuori. E questa operazione è stata fatta perché tutti sono convinti che se si fanno delle misure incisive per ridurre l'emissione di CO2 e ridurre la temperatura terrestre, non contenere l'aumento della temperatura terrestre, si danno dei danni all'economia. E per questo motivo si cerca di una soluzione di compromesso che consenta di in qualche maniera di affrontare i problemi ambientali senza danneggiare la dinamica economica. Il risultato qual è stato di questo compromesso? Che l'aumento di 1,5 è già avvenuto, è già in corso, non è al 2100, è adesso. Secondo, che l'economia non è cresciuta, perché è previsto che il prodotto interno lordo quest'anno cresca dello 0,2% in Italia. Cioè, voler aver fatto le cose a metà per non danneggiare l'industria. Ogni volta che parla il ministro Costa dice le misure che abbiamo prese non danneggeranno l'industria, non creeranno problemi all'industria. Ma se non creano problemi all'industria, questo tipo di industria, non sono delle misure efficaci da nessun punto di vista. Allora, come abbiamo accettato che ci raccontassero queste storie, senza rendercene conto? Come abbiamo pensato che fosse un passo in avanti quello che è successo a Parigi? Allora, un'altra cosa che mi spaventa è l'importanza della formazione. Io non so, adesso, noi non siamo alternativi a nessuno. Noi puntiamo ad avere come sostegno elettorale quello delle persone che non votano. E non votano perché non si riconoscono in nessuno dei partiti esistenti. Va bene? Ma vi sembra possibile, normale, che avendo la quasi certezza di vincere le elezioni amministrative a Roma, al 90-90%, non si sia fatto nulla per arrivare preparati alla scadenza? Io fossi stato dentro i 5 Stelle, avrei preso 50, 100 persone, le avrei messe a studiare 2 anni prima, le avrei messe a conoscersi reciprocamente, a collaborare e così via, non mandare allo sbaraglio delle persone senza nessun elemento preparatorio iniziale. Queste qui sono, diciamo, delle cose su cui occorre riflettere. Noi vogliamo affrontare queste cose col massimo rigore scientifico, con la massima efficienza tecnologica e con questa ottica che deve conciliare i vantaggi economici con i vantaggi ecologici. Per cui riteniamo anche che la concorrenza debba esercitarsi tra ditte con questo scopo, perché consente di conciliare i due aspetti. Sulla questione del mercato e dell'economia di mercato, guardate,
il discorso meriterebbe un approfondimento maggiore, lo faremo anche nel corso dell'aggiornamento e così via. Noi ci siamo dati un nome preciso, che sono tre concetti: sostenibilità, equità, solidarietà. Questi concetti dovrebbero essere stati i concetti interpretati storicamente dalla sinistra. La sinistra non ha interpretato questi concetti, non l'ha fatto, perché si è posta l'obiettivo, come la destra, della crescita economica. Si è posto semplicemente l'obiettivo di distribuire in maniera più equa i frutti della crescita economica, meno iniqua, va bene? Noi pensiamo invece che questa interpretazione dell'equità è un'interpretazione perdente, come è stato dimostrato storicamente dal fatto che la sinistra è stata sconfitta definitivamente con l'abbattimento del muro di Berlino nell'89. Bene, la sconfitta della sinistra, tutti i tentativi di rifare la sinistra che sono in corso sono fallimentari. Bene. Allora il problema non è, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, tentare di rifare un altro partitino di sinistra, ma di fare un soggetto politico che vuole rivendicare l'importanza degli ideali della sostenibilità,